Buon salve! Oggi è uscita la Release Candidate 3 di LMS, quindi la nuova versione beta di LMS 1.2 che pensavo di scaricare e provare qui con voi. In realtà l'ho già scaricata. Dunque, è qui, solo che prima bisogna occuparsi di disinstallare la precedente versione. La provo al solito su Windows perché, Windows è il sistema operativo in cui mi viene più semplice disinstallare e reinstallare le versioni, perché c'è un binario facilmente una versione facilmente installabile. Su Linux dovrei fare una serie di altre cose, la cartella è la stessa. Ok. Rookie, installazione in corso. Sto registrando. Sì, sto registrando alla grande. Suppongo di sì. C'è audio. Sì, l'audio è acceso, io non lo sento. Ok. Ok. Per la Release Candidate 2 non l'ho fatta, ci sono chiaramente delle novità rispetto alla 1, solo che non ho avuto il tempo di farla velocemente, poi è passato del tempo, insomma non l'ho fatta più. Bene! Vediamo come si avvia. Abbiamo un normalissimo avvio. Ok. Oh, qua ci sono questi visualizzi, non me ne ero accorto, chissà quando sono stati aggiunti. Impostazioni. Ok. Allora, guardiamo un pochettino quali sono le nuove funzioni. Andiamo su lms.io. Download. Chiaramente io ho scaricato questa versione qua, in giallo. E qua ci sono dei nuovi cambiamenti per la Release Candidate 3. Direi di girarceli un pochettino. Dunque, posso muovere le tracce spostando il nome della traccia. Quindi suppongo che voglia dire questo. Esatto, prima bisogna per forza premere qui, mentre adesso possiamo premere anche direttamente sul nome, anche se tende a cliccarlo dopo che faccio, va bene, insomma abbastanza buono. Autosave mentre suono, perfetto, questo è molto utile. Quindi impostazioni, suppongo sia qui. Salvataggio automatico, consenti salvataggio automatico durante la riproduzione, già tradotto. Controller rack di larghezza fissata, quindi non posso più muovere la larghezza del controller rack perché non aveva senso farlo, diciamo. Chiaramente sì, qua posso ancora scrivere tranquillamente. Ok. Ok, nel piano roll dovrebbe essere più semplice. Signori, si vede qualcosa della griglia adesso. Sì, mettiamo uno strumento altro, non so. Ecco, tipo questo. Abbasso un po' il volume, che da me si sente, vabbè, effettivamente non so come si sente da voi, quindi abbasso semplicemente qua le mie cuffie. Quindi dovrebbe essere più semplice, non so bene per quale motivo, però se per esempio ho qua un blocco di questi, poi lo posso... No, ancora questa cosa non è stata risolta. Boh, strano. Non mi è molto chiaro cos'è la... Qui non posso ancora modificare la nota sotto, solo quella sopra e poi quella sotto. Boh. Insomma, non mi è chiaro benissimo cos'è che hanno migliorato, però forse hanno fatto qualche cambiamento, non so, non ho controllato, o meglio, potrei controllare. Vediamo un pochettino. Aggiusta questo. Quando provo a modificare la larghezza di una nota, di lunghezza di una nota,
Ogni tanto la muove. Ok, quindi quando si zooma tanto, prima era più difficile, ora è più semplice. Vabbè, ci crediamo, signori, ci crediamo. Ah, tra parentesi. Ok, va bene, ci crediamo. Poi, clear button to line edits in sidebar. E questo cos'è? Oh, ok, questo bottoncino qua. Quindi adesso quando cerchiamo qualcosa posso premere il bottoncino per... In realtà possiamo fare anche questo, vero? Ah no, Ok, no, questo è importante, va bene. Ok. Nuovo plugin, che è questo qua. Nuovo plugin di riverbero. Testiamo questo nuovo riverbero. Allora, prendiamoci un attimo un suono al rumore bianco, che ovviamente se n'è andato là sotto. Padam. Facciamo un attimo un rumore bianco. Oh, ci sono queste nuove iconette, tra l'altro. Quindi questa era la scheda plugin, envelope LFO, funk, FX, MIDI e altro. Quindi adesso abbiamo un passabanda. Abbiamo questo, effetti. Vediamo un pochettino. Riverbero SC. Ah sì, il riverbero di Sian Costello. È un riverbero che c'era su C-Sound. Vediamo come suona. Sides. Ok. Prendiamo un attimo un equalizer per vedere. Hanno cambiato la grafica dell'equalizer. Carino. Molto bello. Togliamo questo. Colore. Ma questo è bellissimo. Ma è semplicemente un filtraggio. Non è solo un filtraggio, secondo me. È un misto. Un misto di filtraggio. E poi ci sono ampiezze in input e ampiezze in output. Questo è sempre uguale, diciamo. Però è interessante questo movimento che qui non riesco a vedere. Si desidera un po'. Se per esempio più un po' più basso. Sembra molto interessante, sembra veramente interessante. Se suono... Ci sono un attimo una cosa. Una cosa del genere. Vediamo un pochettino cosa ne viene fuori. Ah, bello, questo è molto interessante. Forse c'è qualche piccolo problema di... vediamo se li chiudo, che succede. Eh sì, a un certo punto vai in una situazione in cui usa troppa memoria. Vabbè, questo verrà risolto poi quando ancora la versione è in beta, non è ancora la versione finale. Quanti minuti già mi sono preso? 10 minuti. Non siamo ancora a niente. Ok, non conta le tracce mute quando esporta. Ok, perfetto. No, perché prima aveva una traccia muta, lui comunque esportava per un bel po' lo stesso. Mentre adesso non lo fa più, questo è molto utile.
Ok. C'erano alcuni problemi con tracce lunghe, sono stati risolti. Ok, c'è questa nuova funzione a cui darei un attimo un'occhiata. Cioè, noi abbiamo qua l'Automation Editor, che tra l'altro è pure lui con una grafica molto più bella. In cui, per esempio, abbiamo questi punti che sono ogni ottavo, no? Adesso io scendo a un 32esimo e faccio un punto qua, dopodiché torno all'ottavo e io qui non potrei modificare. Quello che succedeva prima, ecco, come vedete, per esempio, se metto una nuova cosa, lui non lo fa. Quello che succedeva prima è che non posso cancellarlo proprio fino a se non torno a 32. Invece adesso posso cancellarlo lo stesso. Quindi, insomma, questo. Oppure tengo premuto Ctrl per non cancellarlo come succedeva prima. Ico builds open. Ok, ci sono alcuni. Ok, alcuni aggiustamenti vari su per gli sviluppatori. Un problema di macOS risolto. Adesso macOS può utilizzare i sound font. Grazie. Così adesso posso, diciamo, dire nel tutorial dei sound font. Sapete, anche su Mac funzionano, perché ancora su Mac l'EMS ha una serie di mancanze. Cos'è questa cosa? Ma questo è bellissimo. Ok, problema. Il problema era, io ho un'automazione messa qui. Qui. Che per esempio mi dice porta il volume in alto. Dopodiché io sono qua, dopo che ho suonato tipo questa parte in cui il volume è basso, tipo così, mettiamo caso, sono qua e il volume rimane basso. E non va bene perché invece in questa parte teoricamente dovrebbe essere alto il volume. Invece adesso, se io adesso faccio il link di questo, allora prendiamo questo volume, lo portiamo qua sopra. Quindi lui teoricamente dovrebbe aver portato in alto il volume. Mettiamo tipo una cosa così, così sì. Che carino. Ora è molto più fine. Sembra vettoriale, questo sarà felice qualche amico mio. Ora, quello che succedeva è che adesso faccio play qua e questo rimane basso. Invece adesso faccio play qua, questo togliamo, faccio play qua e questo torna bellissimo. Signori, grazie, grazie, grazie. E immagino che sia... Ah. Ok, però ancora diciamo che devo mettere i valori iniziali, quindi devo impostare i valori iniziali, quelli li devo mettere sempre. Qui diciamo che non hai proprio spazio. Vabbè, questo magari poi io dico. Ok. Fix automation levels for mixer elements. Sì, no, niente, ci sarà stata qualche scritta strana quando portavamo... Che succede? Quando portavamo così ad auto, faccio questo e qui la scritta era strana, invece adesso la scritta è corretta. Poi? Ah sì, buzzer beater tra le nuove canzoni, quindi per adesso andiamo progetti, demo, eccolo qua. Signori, quanto ne ha utilizzato di Mixer Quest? Questo è stato il vincitore del concorso in cui bisognava utilizzare soltanto Kicker. Cioè fare tutta una musica usando solo Kicker. È venuta fuori una musica molto bella. Vediamo se riesco ad aprirla, perché mi sa che il mio computer non può reggerla. Ci sta mettendo un sacco ad aprirla. Wow. La cosa mi spaventa. Già mi spaventa il fatto che ci siano qua 45 canali del mixer. 45 canali del mixer. Ok, buzzer beater, qua c'è tutta la presentazione, grazie alle informazioni. Questo è tutto il progetto con Maria. E non voglio sapere cosa c'è qua. Sono assai. Sono veramente assai.
Infatti, no, niente, il mio computer durante la registrazione non è in grado di suonare tutto ciò, quindi chiudiamo questo progetto prima che... Ok. Non è crashato ancora l'AMS, per essere una versione di beta si sta difendendo. Ok, siamo a un quarto d'ora. Ah, questo è molto utile. Prima succedeva questo, per esempio adesso ho qua un preset, mettiamo caso che è questo, che utilizzava tipo il canale 3. Allora, se io avevo un canale 3, qui c'è un effetto. Questo strumento veniva provato da qui, veniva provato sul canale 3. Mentre adesso lo prova comunque sul master, anche se lui era salvato sul canale 3. Questo è molto importante. Ok, sì, perché mentre provi i suoni, improvvisamente non suonano più come ti aspetti. Diciamo, suonano in modo strano perché magari li hai messi in un canale muto, insomma. Ok. Abbiamo due nuovi metodi di esportazione. Quindi, mettiamo una cosa perché se no non mi fa aprire l'esportazione. Esporta. Sì. Abbiamo. Adesso hanno anche pulito le cose che non sono importanti per l'esportazione. Quindi possiamo esportare in WAV a 16,32, 24 bit. Quindi, nuovo tipo di esportazione per i WAV. Altrimenti, esportiamo in OGG. E abbiamo. Ecco, bitrate variabile. Bitrate variabile significa che anziché avere tutte le canzoni allo stesso bitrate, ha più informazioni dove la musica contiene effettivamente più informazioni, meno informazioni dove la musica contiene di meno. Diciamo che la larghezza del file più o meno alla fine è sempre la stessa, solo che magari ci sono sezioni della musica che avrebbero bisogno di più qualità che effettivamente ce l'avranno. Quindi finalmente hanno aggiunto anche questa cosa, che è molto importante. Esiste anche in MP3 e quindi c'è stata anche in OGG. Sì, succedeva che quando l'AMS crasha e tu lo riapri e fai il recupero del progetto, mentre avevi aperto il recupero del progetto, finché non salvavi, lui non faceva l'autosalvataggio. Adesso invece lo fa, nel senso che non esiste più questa modalità di saldi, diciamo, questa modalità limitata in cui non faceva l'autosalvataggio. Adesso se tu apri un progetto che era stato autosalvato e quindi che è recuperato, automaticamente lui ricomincia a fare gli autosalvataggi. Ok, l'autosave adesso è default, quindi se tu hai appena installato l'AMS avrai gli autosalvataggi subito. E abbiamo un nuovo metronomo. Non vi... Penso che i sample che utilizzavano prima per il metronomo non erano granché, o forse non li potevano usare. Comunque, questi sono molto carini. Poi, interfaccia. Redesign di delay, un sacco. Allora, delay, vediamo com'è delay. Delay. Bello questo redesign. Suppongo che devo aggiustare le scritte. Sì, poi do un'occhiata a queste scritte. Dynamic processor, dynamic processor, dynamic processor. Ah, sì, è un po' più carino. Sempre qualche problema per le scritte. No, ma allora è una cosa che gli devo comunicare, cioè non è possibile che la scritta faccia questi problemi. Boh, vedremo, vedremo. Tu che c'hai? A posto. Poi, dual filter. Oh, finalmente abbiamo il dual filter scuro, voglio sperare. Dual filter. Ah, certo, ha senso. Adesso, destra e sinistra, giusto. Ok. Sì, molto importante. Tre poli? Non so che tipo di filtro sia. Poi me li studio un pochettino. Meno male che non ho cominciato a fare tutela degli effetti, perché sennò avrei dovuto rifare da capo. Bit crash era pure lui abbastanza chiaro, senza motivo. E adesso è scuro. Piccolino, fa il suo lavoro, perfetto. Ok, alcuni aggiustamenti per il tema vecchio che può essere ancora utilizzato su LMS, potete selezionarlo come tema. Non so, però effettivamente non mi ricordavo che questi testi in italiano ci fossero. Ok. Forse è questo. Automation stop icons. Vediamo.
Sono più riconoscibili, dici tu? Beh, forse. Vabbè, ti credo. Tutto a posto, sì. Poi. Ok, alcuni aggiustamenti, vabbè. Ok, alcuni aggiustamenti per Mac. Niente di importante, solo alcune cose di, della parte grafica del programma. Sì, c'è stato il redesign di Piano Roll e Automation Editor, me ne sono accorto e ringrazio il team di sviluppo. ok, alcuni aggiustamenti al mixer. Make bits not visible in melody pattern. Che vuol dire? When you add a note to the beat pattern, it's a melody pattern. Non ho capito. Ah! Cioè, io faccio questo. E poi metto queste. Adesso teoricamente sono visibili. E se io metto le triplette? No, le triplette, le terzine. Vabbè, con le terzine c'è sempre qualche problema. Però insomma, ah, meno male, perché anche questa era una cosa abbastanza stupida che accadeva. Adesso è stata risolta. Anti-aliasing in Automation Editor. Grazie. Sì, è quella cosa che sembra vettoriale. L'icona viene cambiata. Ah sì, su Windows quando c'è uno schermo che è tipo 3000x4000 pixel, quindi ad alta densità, si vede tutto molto piccolo. Adesso no. Sì, e adesso sono state aggiunte queste iconette qua sopra, anziché avere delle scritte, adesso sono delle icone. Molto buono. Poi ci sono una serie di errori corretti. Tipo vabbè, una serie di cose. Ah sì, è stato anche migliorato il flanger, che aveva un sacco di click di errori. Adesso c'è stata una persona molto brava che se n'è occupata, ha visto che c'era un errore di diciamo programmazione dell'effetto, sia del flanger sia mi pare del delay, e l'ha corretto. Vediamo come suona. Prendiamo un suono tipo lungo, tipo qualcuno riconoscibile. Prendiamo il flanger dell'AMS. Non mi convince ancora tantissimo, eh. Comunque, è un buon flanger, però sento ancora dei click. Beh, una serie di correzioni di errori. Ah, e tra l'altro è stata modificata una cosa. Già, no, ancora questa è qui. E questa ancora va da meno 1 a 1, dovrebbe andare da 0 a 1. Sono state aggiunte le traduzioni Malay e Hindi. Wow, non sapevo. E poi ci sono una serie di altre cose. MIDI import, ma non è stato disabilitato il MIDI import. No, il MIDI import, il MIDI export è stato disabilitato, no, certo. Va bene, quindi questo è più o meno tutto. Chiaramente ci sono una serie di altre cose che non abbiamo visto di novità. Poi in generale non abbiamo parlato della 1.2 in sé, però insomma è per lo più grafica e alcuni effetti, e tipo cosa c'è di importante che non ho fatto vedere?
Firebase, booster, crossover. Crossover l'hanno aggiornato, sì. Ah, l'hanno già aggiornato, però. Troppi VST. Amplificatore, delay, dual filter, dynamic, flanger, multitap echo, il controller, riverbero. No, niente di... Questo è molto bellino. Va bene, signori, questo è tutto. Vi abbandono. Adieu.